Buongiorno a tutti, gentili telespettatori di Toscana TV e Firenze TV, ben trovati a Refresh, buona giornata da Andrea Vignolini. È lunedì 10 luglio 2023. Siamo pronti per leggere assieme le prime pagine di oggi in questa prima parte di trasmissioni, poi l'approfondimento eh, sulle notizie del giorno con eh, i servizi di Toscana Tg e il commento con i nostri ospiti. Partiamo subito dalla prima pagina del Corriere della Sera, l'apertura Alta tensione sul caso la russa. Eh, Roccella è un padre, spiega la ministra della. Famiglia. Bufera su Facci per un articolo. La Rai. Parole inaccettabili. Meloni pensa a un, it, a un intervento per chiarire la linea sulla giustizia. Sant'Anche. Stop ai processi mediatici. La riforma della giustizia. Il caso del figlio di La Russa accusato di stupro. E poi ancora l'indagine sulla ministra Sant'Anche. L'imputazione coatta per il sottosegretario del Mastro. E a tutto questo si aggiunge anche un articolo di Filippo Facci, vicino ad avere un programma in Rai, ora a rischio. E ancora la ministra Roccella che parlando a Polignano ha difeso il presidente. Del Senato, la russa nella maggioranza sale ancora di più la tensione. Questi ovviamente sono i casi sia da un lato degli interventi giudiziari, sia dall'altro ovviamente delle parole eh, a difesa della russa che eh, diciamo suscitano polemiche. L'inchiesta: la ragazza, le chat, la paura e la denuncia non mi fermo. Spiega il quotidiano Il del Corriere della Sera, riportando ovviamente eh, le carte dell'inchiesta sul figlio del presidente del eh, Senato. Andiamo avanti, sempre con la prima pagina eh, del quotidiano Il del Corriere della Sera sera che propone nell'editoriale di Paolo Mieli cambiare il copione. Ci risiamo, 30 anni e passa dall'inizio di Tancentopoli e si è tornati in un battibaleno all'arroventata tensione tra politica e giustizia. Si sa come comincia e si sa anche come va a finire, quantomeno come è andata a finire fino ad oggi, con la politica fatta a Brandelli. Il segnale d'inizio è sempre lo stesso: due, tre, ma anche quattro, cinque, sei iniziative giudiziarie, ad ogni evidenza slegate l'una dall'altra contro un esponente della maggioranza. A quel punto la politica perde il lume della ragione e denuncia il complotto. Quella denuncia ha un effetto immediato: spuntano da ogni dove nuovi magistrati che, resi baldanzosi, si applicano alla messa sotto torchio di altri esponenti della maggioranza. Il governo preso dal panico non esita in tale frangente a mostrare tutta la propria fragilità procedendo dapprima a un cambio di ministri e sottosegretari poi ad un più radicale rimpasto per andare infine ad infrangersi eh, sugli scogli. Dopodiché panico eh, sui mercati e giunge l'ora dei governi tecnici ai quali si rassegnano anche i partiti che hanno perso le elezioni. Così Paolo Mieli eh, sulla prima pagina del Corriere della Sera che spiega ovviamente come a ogni governo eh, arrivino comunque delle inchieste la magistratura e poi, appunto, si arriva al governo tecnico. Vedremo se sarà così anche stavolta. A centro pagina, poi lo show di Fiorello sfrattato dai residenti di Via Asiago. Fiorello e Fabrizio Vigio hanno festeggiato i 70 anni di Vincenzo Mollica nel corso della puntata di Viva Rai 2 del 27 gennaio scorso. L'artista si scusa, è scappata la mano. Via Le Mazzini ci sarà un'altra location per Viva Rai 2, spiega il quotidiano Il Corriere della Sera. E poi le notizie, ovviamente, che arrivano anche dall'Italia con la cronaca. Violenta una diciottenne già in cella per stupro, non era stato espulso ad Anzio, preso dopo due mesi di indagini ha aggredito la ragazza alla fermata del bus ad Anzio l'ha trascinata in un luogo appartato in un boschetto e l'ha violentata vittima una diciottenne. i fatti sono del maggio scorso fermato un ingegnere di 32 anni già in cella per uno stupro in passato e poi il data room di Milena Gabbanelli tasse, ecco chi paga tutto e chi paga molto meno le, le categorie dei contribuenti, dipendenti gli autonomi e gli altri e le tasse chi paga e gli italiani che sborsano meno quello che non torna nel pianeta la IRPEF spiega Milena Gabbanelli sulla prima pagina del Corriere della Sera. Andiamo anche sulla prima pagina del quotidiano La Repubblica, ovviamente con i titoli del giorno e in particolare ovviamente la prima pagina. Di oggi il titolo di apertura ci porta, vedete, alla de alle destre contro l'ambiente. Unione Europea emergenza clima. All'allarme del vicepresidente della Commissione Timmermans, i sovranisti ricattano il PPE e bloccano il voto sul Green Deal. Londa nera negazionista sul clima, va dalla Svezia alla Polonia fino a Vox in Spagna con il sostegno del governo italiano. Eh, sulla giustizia la Lega frega la Premier, riforme sì, ma non a scontri. E poi oggi sarà interrogata la vittima delle violenze, caso la russa, Bufera su. Facci eh, per i suoi commenti sessisti ora rischia la trasmissione televisiva. Anche, restiamo sulla prima pagina del quotidiano La Repubblica: con invece lo show di Via Asiago a Roma, eh, i condomini sfrattano Fiorello. Viva Rai 2, cerca casa. Questo spiega il quotidiano eh, La Repubblica e poi l'intervista al segretario della CGL Landini: troppa precarietà, il salario minimo, solo l'inizio. Schlein, l'esecutivo risponda alle urgenze sociali. Andiamo sulla prima pagina del quotidiano. La Nazione con le notizie ovviamente del giorno, le notizie principali della giornata, l'apertura, giustizia, inchieste, ministre contestate, il titolo di apertura, caso la russa junior, Rocella difende il presidente del senato, un padre, è polemica, bufera sulle parole di facci, sessista, manifestanti contro Sant'Anche, il governo va avanti sulla riforma, l'intervista a Foti di Fratelli d'Italia, la magistratura resta autonoma e poi a centro pagina vedete Fiorello cambia strada, la trasmissione Calt, Viva Rai 2, lascerà via Siago, decisive le polemiche con il residenti per il rumore e poi sempre sulla prima pagina della nazione un mese senza cata mistero sempre fitto ipotesi vendetta Firenze parla la criminologa Bolsan vi ricorderete ovviamente un mese fa la, la scomparsa della piccola cata dall'ex hotel Astor di via Maragliano ancora non si sa niente niente su questa vicenda andiamo avanti con i titoli del quotidiano Il Tirreno l'edizione è quella di Firenze Prato e Empoli l'apertura eccola qua eh, il far west dei Corrieri i furgoni in ZT TL, oltre l'orario, Firenze eh, centro invaso dai camioncini i vigili, ma ora faremo più controlli e poi vedete il giallo di Firenze, un mese senza la piccola carta, indagini e interrogatori ma nessuna traccia, e poi a Prato mancano gli ingegneri, idea, maxi concorso, Prato lente alla ricerca di nuovi amministrativi da collocare entro la fine della legislatura andiamo avanti con i titoli del giorno, lo facciamo anche con la prima pagina del quotidiano libero il PD molesta facci caso da russa, la sinistra attacca ha scritto frasi sessiste, non può andare del Rai. Assurdo, spiega libero il giornale. Tutti in fuga dalle, fo dalle toghe. Il titolo di apertura: i PM perdono tifosi. Le sparate contro la riforma non fermano il governo e fanno sorgere dubbi. Pure a sinistra, la fiducia degli italiani nella magistratura crolla sotto il 40%. Andiamo al fatto quotidiano. L'apertura: Santanché ha mentito: prese 2 milioni e mezzo e non 527 mila euro. Stasera, report le bugie della ministra in senato sui compensi da Key Group. Andiamo sulla verità: il titolo di apertura la russa tutti i segreti dell'inchiesta esclusivo documenti inediti oltre a Xanax e cocaina la ragazza avrebbe assunto anche altre sostanze come eh, la, un calmante e un sonnifero, è arrivata in ospedale lucida e in buone condizioni generali le lesioni di cui si è parlato non sono lesioni da stupro conclamato i presunti violentatori avrebbero usato il preservativo questo rivela Fabio Amendolara sulla verità di oggi andiamo anche sul sole 24 ore Regioni, Bonaccini eh, davanti a Zaia fra i sindaci Sala Superiore Grazie a tutti, la governance pool del sole 24 ore, Presidenti Federica al terzo posto, Comuni sul podio, Fioravanti e De Caro spiega nella sua governance pool il sole 24 ore di oggi. Eh, e Adesso eh, ci fermiamo per ripercorrere tutto quello che è accaduto il 10 di luglio grazie all'Almanacco di oggi. Buona giornata con l'Almanacco Barbanera. Oggi è il 10 luglio. Si ricordano Santa Rufina e seconda martiri. Il nome Rufina è la variante femminile del latino ruffinus e significa rossa, chiara di capelli, mentre seconda viene dal latino secundus che in origine veniva attribuito al secondo genito della famiglia. Dice il proverbio per San Ruffina, o si miete o si è in rovina. Sono nati oggi Giorgio De Chirico, Lino Banfi, Martina Colombari il 10 luglio 1962 viene lanciato in orbita Telstar, il primo satellite per telecomunicazioni del mondo che permetterà lo scambio di immagini radio televisive tra USA ed Europa. Nel 2003 viene firmata la prima bozza della Costituzione europea che formalizza per l'Unione un inno, la nona di Beethoven, un motto, unità nella diversità e la bandiera, un cerchio di 12 stelle oro su sfondo azzurro. Infine il 10 luglio 2008 apre l'App Store, il servizio che permette agli utenti di scaricare o acquistare applicazioni disponibili in iTunes Store. Maurizio Costanzo ha detto: Io non odio, è troppo faticoso ricordarsi giorno dopo giorno chi e perché. Arrivederci da Barbanera dal 1762, l'almanacco più amato d'Italia. Ed eccoci qua. Andiamo sulla prima pagina del Corriere dello Sport Stadio con la rassegna stampa sportiva di oggi. Eh, Parisi Ocaro è il titolo di apertura. Mercoledì raduno al Viola Park. Rocco aspetta il Sì dell'Empoli sul tavolo 12 milioni più bonus per avere il terzino sinistro. Fulkburg se si, eh, salta di A. Questi sono ovviamente gli obiettivi eh, della eh, Fiorentina. Andiamo anche sulla prima pagina del quotidiano La Gazzetta dello Sport con i titoli eh, di oggi e l'apertura, ovviamente, del giorno. Milan, eh, sarà il più forte è il titolo di apertura. Noi Uniti per Crescere, Scaroni rilancia i rossoneri a raduno, il presidente eh, vedo eh, da parte di tutti grande entusiasmo, tifosi meravigliosi, gli abbonamenti sono al top da anni, questa è la situazione in eh, casa Milan e poi ovviamente si ricorda anche il grandissimo eh, Suarez, cuore e cervello del ciclo d'oro dell'Inter, l'amatissimo Luisito Suarez scomparso ovviamente proprio in questi giorni. Eh, andiamo avanti con eh, ovviamente i titoli del giorno, gli Approfondimenti di oggi, tra poco, nella nostra rassegna stampa su Toscana TV e Firenze TV. Adesso è il momento di cedere la lì alla regia. Restate con noi. In strutture sanitarie odontoiatriche Iris eseguiamo cure per salvare i denti o se troppo tardi sostituirli con l'implantologia osteointegrata. Grazie alla pluriennale esperienza del dottor Cesare Paoleschi in chirurgia dentale effettuiamo riabilitazioni di gravi atrofie con le più sofisticate tecniche chirurgiche come gli impianti zigomatici. I centri Iris sono in Toscana e Liguria. Sono iscritto in Fiom per essere consapevole dei miei diritti e farli valere. Perché la condivisione e l'unione di coscienze hanno un valore immenso. Perché il senso civico è al centro della nostra battaglia. Sono iscritto alla FIOM perché mi piace stare dalla parte giusta. Perché insieme possiamo fare di più. Ho scelto la FIOM per difendere i miei diritti e dare voce alle mie paure. Perché lotta resistenza e ostinatamente antifascista. Campagna di tesseramento FIOM CGL. Unisciti a noi. Vorresti che fosse il futuro? Lo abbiamo chiesto a chi dovrà viverlo e costruirlo giorno per giorno. Noi di Estra ascoltiamo questi desideri e li trasformiamo in progetti, chiedendoci quale pianeta vogliamo lasciare alle nuove generazioni. E la nostra risposta è: quello che vorrebbero. Si può fare una poesia che parli di risparmio ed energia? Scopri come sul sito sostenibilità.estra.it. Fede, pronta per una nuova sfida? Prontissima! Dovrai gonfiare un canotto in un minuto 52,98. Il mio record! Via! Vinci come me le sfide di ogni giorno con Sustenium Plus e la sua formula specifica a base di vitamine e complesso di amminoacidi. Sustenium Plus. Dai energia alla tua energia. E dopo i 50 anni, Sustenium Plus a 50 più con Actifull. E benarini! Pronta per la prossima sfida? Io no! Ma lui sì! Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un sms. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino, ti aspettiamo in filiale. Eccoci qua, gentili telespettatori di Toscana TV e Firenze TV. Di nuovo ben trovati a Refresh, è lunedì 10 luglio 2023. Buona giornata a tutti da Andrea Vignolini. Siamo pronti, dopo le prime pagine, per leggere assieme all'interno i giornali di oggi. Partiamo da pagina 2 del Corriere della Sera, con ovviamente il caso del figlio di La Russa indagato per eh, violenza sessuale, il caso Sant'Anché eh, e ovviamente le parole della giornata di ieri. Ci sono due nuove polemiche eh, che sono scuotono ancora una volta la maggioranza alle prese con il caso giustizia ehm, la denuncia per stupro al figlio di Ignazio La Russa eh, Leonardo Apasce, l'indagine su Daniela Santanché e l'imputazione coatta per il sottosegretario Andre, eh, Andrea Del Mastro. La Russa nuovo scontro, è il titolo di apertura i casi di Facci e Roccella bufera per le frasi del giornalista sul figlio del senatore, lui non le riscriverei, la ministra non giudico un padre. Daniela Santanché spiega il ricordo, il caso caso Tortora, come anche tutti i politici che si sono dimessi e poi i risultati eh, innocenti, questa la Sant'Anche nella giornata di ieri. Allora, ad appiccare gli incendi, spiega il quotidiano Il Corriere della Sera, stavolta sono un editorialista di destra come Filippo Facci e la ministra Eugenia Roccella. Eh, il primo al quale fino a ieri doveva essere affidato un programma su Rai 2, ora a rischio, sul Libero scrive un commento in cui sostanzialmente sostiene come sia il figlio del Presidente del Senato sia la ragazza che lo ha denunciato potrebbero nella loro divergente versione essere coinvolti di avere ragione e in questi casi di violenza sessuale sono ormai difficili da giudicare sia perché l'uso delle droghe rende equivoca ogni vicenda sia perché pur eh, per una generazione ultralight e svagata il concetto di reato è lontano dal concetto gravoso. L'articolo però contiene un passaggio brutale, quando facci scrive che si confronteranno due verità e risulterà, una di 20, risulterà che una ragazza di 22 anni era indubbiamente fatta di cocaina prima di essere fatta anche da Leonardo Apache, la russa. Una famiglia, una tribù. Parole censurate sui social e dall'intera opposizione, dal PD a Calenda, De Verdi a sinistra, al Movimento 5 Stelle, che chiedono che facci non approdi in Rai. Eh, e poi, ovviamente, eh, eh, l'altro tema, diciamo, della, eh, della giornata sono le parole della eh, ministra per la famiglia Eugenia Roccella, parlando a Polignano, al Festival del Libro Possibile, prima di eh, difendere la russa, per le parole su sul figlio, è un padre, ricordo che è stato colui che ha proposto la manifestazione di soli uomini contro la violenza sulle donne perché questo non è un problema solo delle donne, ma anche degli uomini. Mi sembra questa già una risposta. Poi azzarda un paragone con il caso Santanché e quello di Enzo Tortora. Ricordo ancora il caso Tortora come anche tutti i politici che si sono dimessi e poi sono risultati assolutamente innocenti, i loro processi sono finiti nel nulla e nessuno ha restituito a queste persone la reputazione. Uh, sul polemista fortemente voluto, la rai ora prova a prendere tempo. Eh, parla la presidente Soldi che spiega che quelli di Facci sono commenti inaccettabili, in bilico il programma di settembre, il suo volto però è già nelle brochure dell'azienda di Viale Mazzini. Eh, sul caso di la Russa, eh, del figlio di la Russa, scusate, oggi eh, la verità pone sicuramente il tema più importante, ovvero vedete, la Russa tutti i segreti dell'inchiesta, i documenti inediti, un'esclusiva della verità, oltre a Xanax e cocaina, la ragazza avrebbe assunto anche altre sostanze come la eh, Quetiapina un calmante e lo Stilnox un sonnifero. È arrivata in ospedale lucida e in buone condizioni generali. Le lesioni di cui si è parlato non sono lesioni da stupro conclamato. I presunti violentatori avrebbero usato il preservativo. Ovviamente, se tutte queste. Eh, rivelazioni esclusive della verità di oggi fossero confermate, sicuramente avrebbero degli effetti molto chiari e precisi sull'inchiesta. Eh, Andiamo avanti con i titoli di oggi, lo facciamo con invece il Corriere della Sera, il retroscena che in questo momento vede impegnata la Premier Meloni in un intervento pubblico sulla riforma della giustizia. La strategia della Premier per una tregua con le toghe né attacco né resa, così Meloni vuole chiarire la linea del governo con lo staff. Da giorni la leader lavora con il suo staff per trovare i Giusti per un appello, il vaglio eh, del Quirinale, i provvedimenti varati dal ministro Nordio sono al vaglio dei tecnici del eh, Quirinale e poi vedete il deputato, eh, ovviamente i fronti che sono aperti: il, il deputato dei Fratelli d'Italia è il caso Cospito. Il 31 gennaio, Donzelli parla in aula dell'anarchico al 41 bis. Cospito attacca i dem, Il 12 gennaio, mentre parlava con due mafiosi, Cospito incontrava anche Lai, Serracchiani, Verini e Orlando il PD chiede il giuridonore che poi assolve il deputato di Fratelli d'Italia il sottosegretario imputato l'opposizione contesta al sottosegretario alla giustizia del Mastro di aver condiviso con Donzelli testi segretati su Cospito dopo l'esposto dei Verdi la procura chiede l'archiviazione ma il 6 luglio la GIP con l'imputazione coatta obbliga il PM a chiedere rinvio a giudizio e poi la difesa in aula di Sant'Anche il 5 luglio la ministra del turismo Sant'Anche riferisce al Senato sull'inchiesta che coinvolge le sue aziende, denuncia una campagna d'odio assicura mai ricevuto avvisi di garanzia e lancia una frecciata a chi l'attacca? La le critiche più feroci da chi prenota nei miei locali così Daniela Santanchè. E intanto sull'inchiesta, eh, mentre abbiamo letto ovviamente il titolo della verità, eh, il Corriere della Sera nel, nell'articolo di Luigi eh, Ferrarella e Giuseppe Guastella spiega: ecco tutte le chat della ragazza e lei ho paura, ma vado avanti. I messaggi da casa la russa. Mi ha drogata per forza e l'amica scappa, vai via ora. Eh, le chat, amo, mi ha drogata per forza. Scrivi ad un'amica, mi dovevi portare via, te l'ho detto più di una volta, ma non ragionavo proprio, non so come spiegarlo. Non eri tu. Vado in ospedale, viene mia madre a prendermi, è giusto che denunci, ma stai veramente attenta. Suo padre il presidente del Senato. Queste, ovviamente, le chat con eh, l'amica che riporta il Corriere della Sera. Eh, e poi eh, sempre con le notizie che leggiamo all'interno del quotidiano Il Corriere della Sera. Il caso Sant'Anche, Sant'Anche dribbla le polemiche. Ieri, ovviamente, alla verità. Versiliana Marina e Pietrasanta, poi agli alleati facciamo squadra, evita i giornalisti e dal parco della Versiliana parla solo di turismo, no al processo mediatico. Il ricordo: Silvio mi manca, inventò il centrodestra. Questo governo porti avanti la sua visione. E poi, veramente, chi ha saltato il dibattito è il governatore della Toscana Eugenio Gianni. Eh, Gianni salta il dibattito: non potevo, dovevo andare al matrimonio di mia cugina. Il governatore del PD era previsto, ma avevo avvisato. Però gli organizzatori avevano dato per certa la sua partecipazione fino a poche ore prima del via non so, io li avevo avvertiti da un paio di giorni che non potevo essere lì non essere sul palco quindi non è stata una scelta tattica un modo per evitare una situazione imbarazzante, diciamo che il matrimonio così importante per la famiglia, evento al quale non potevo non partecipare, mi ha tolto dal rischio di vivere qualsiasi imbarazzo direi che non mi sono proposto il problema di essere sul palco con Santacchè questo spiega Eugenio eh, Gianni andiamo avanti sempre con eh, i titoli del quotidiano eh, il Corriere della Sera che intervista sulla questione giustizia eh, ovviamente Luciano Violante. Eh, e Violante spiega: i governi eh, hanno la sindrome dell'accerchiamento, ma dall'Associazione Nazionale Magistrati arrivano toni sbagliati. Violante le toghe non hanno ruoli di rappresentanza né di controparte. Eh, un passaggio è questo, i governi subiscono una sindrome di accerchiamento, era già successo a Renzi, a Conte, a Berlusconi, Prodi criticò non senza ragione alcuni interventi della giustizia amministrativa, fa parte della dinamica politica, ma la magistratura deve mantenere la propria autorevolezza, non deve cedere al complesso del ring, rischia di logorare la propria credibilità, magari cedendo alle sirene di parti interessate che domani sarebbero pronte a voltare le spalle, così spiega così, Luciano Violante oggi sul Corriere della Sera. Siamo alla cronaca sempre all'interno del Corriere della Sera. Arrestato per lo stupro ad Anzio, già condannato e mai espulso in carcere per la violenza sulla diciottenne, un nigeriano di 32 incastrato dal DNA, questo spiega il Corriere della Sera. E poi eh, la vicenda ovviamente dei sei, eh, delle sei, eh, dei sei anziani morti in una RSA in via del 500 a Milano, RSA l'ha detto antincendio, era in servizio da due notti, io da solo non bastavo, spiega ovviamente questo responsabile antincendio. Milano la guardia controllava due strutture. Penso ai sei anziani morti, l'impianto bloccato, i sensori antifumo erano guasti. Sulle stanze, però non facevo monitoraggio. Questo spiega il quotidiano Il Corriere della Sera. Andiamo avanti con invece l'editoriale eh, di Milena Gabbanelli, il suo data room, i redditi di tassisti e compagni, Quante tasse pagano? Eh, quante ta eh, quante tasse pagano di IRPEF gli italiani 31,3 milioni di italiani versano 156,9 miliardi di euro sotto i 35 mila euro il 58% degli autonomi ne paga solo 2,8 chi c'è in questa categoria e cosa non torna? e vedete i redditi medi per categoria per quanto riguarda i tassisti si passa dai 20 mila euro di Milano ai 9.833 di Napoli i ristoratori dai 20 mila euro di Milano ai 19 mila di Napoli più o meno diciamo, le cifre sono abbastanza in tutta Italia, gli elettricisti dai 35.000 euro di Milano ai 22.000 di Napoli, i geometri dai 52.000 euro di Milano ai eh, 27.000 di Napoli e poi le altre categorie professionali con i dentisti 77.000 euro eh, di Milano ai 40.000 di Napoli, gli, gli avvocati 112.000 euro a Milano 62.000 a Napoli, e i commercialisti 111.000 euro a Milano 46.000 a Napoli. Queste sono alcune cifre che leggete sui quotidiani di oggi. Quanto pagano gli autonomi? Vedete il reddito ehm, in euro, eh, ovviamente da 7.500 euro a 35.000 euro, il numero dei versanti è il 58%, eh, l'ammontare dell'IRPEF è del 12% eh, cento, e vedete poi anche i vari, eh, diciamo, le varie proporzioni. Siamo invece a occuparci della, dello show di Fiorello Viva Rai 2 in via Asiago a Roma, vinco, sede eh, della radiofonia eh, di Rai Radio, vincono i residenti sfratto a Fiorello Viva Rai2 trasloca da via Asiago. La decisione dopo le polemiche, via le Mazzini troveremo una nuova location. I residenti di Via Asiago, quartiere di Prati, zona di solito tranquilla di Roma, hanno ingaggiato una battaglia contro una delle trasmissioni più di successo della Rai Viva Rai 2 condotta da Fiorello, al quale però i residenti contestano un caos insopportabile. Fiorello ieri ha detto in un suo intervento sui social dice scusate ci è scappata un po' la mano i soldi è col Domini, cioè il fatto che la RAI abbia versato l'indennità con Domini è falso, ma il programma al mattino non cambierà formula uh, ovviamente il punto principale è eh, tra le critiche sui gruppi social del quartiere c'è quello della signora Anna complimenti Viva Rai 2 per il rumore la sporcizia la noncuranza e l'indifferenza che avete dimostrato verso gli abitanti di Via Asiago e Via Limitrofe per mesi quindi insomma grande polemica e grande tensione per quanto riguarda ovviamente eh, Viva eh, Rai 2 poi siamo ovviamente anche al tema che riguarda in questo caso Sanremo i cantanti diventano conduttori restando sui temi Rai eh, Amadeus gli artisti presenteranno il loro collega. Amadeus, è il direttore artistico e conduttore anche del 74 Festival di Sanremo, previsto dal 6 al 10 di febbraio del 2024. Intanto torniamo invece a occuparci del Papa che eh, nomina eh, ordina 21 nuovi cardinali dalla fine del mondo, dal patriarca italiano in Terra Santa al Vescovo di Hong Kong eh, Bergoglio, allarga a 137 gli elettori in conclave e non ci sono ancora Milano e Kiev. Andiamo avanti con i titoli del giorno che riguardano. Anche il tennis, Wimbledon, Gianni e Matteo avanza l'Italia a due punte. Sinner è ai quarti di finale di Wimbledon oggi invece. Matteo Berrettini affronterà agli ottavi lo spagnolo Alcaraz, numero uno del mondo. E quindi questo, è ovviamente, è il titolo del quotidiano Il Corriere della Sera. Andiamo sulla prima pagina del quotidiano La, del quotidiano la Repubblica con le notizie del giorno. Ci arriviamo subito. Il titolo di apertura riguarda la questione del clima. La cavalcata legazionista della destra dell'Unione Europea alleata di Meloni in Svezia e Finlandia politiche contro il Green Deal nemico anche di Vox e dei contadini olandesi che aspirano al governo pure l'Italia si è schierata in Europa contro le direttive verdi con la Polonia e in Francia e Austria volano Le Pen e FPO eh, gli estremisti influenzano i moderati eh, con cui governano in diversi paesi eh, e poi sul tema ovviamente della riforma della giustizia il retroscena di cui tenere conto è sicuramente un retroscena politico ovvero Salvini che fa il pompiere per indebolire Meloni il gelo del Carroccio sulle grane dei Fratelli d'Italia. La Lega non entrerà nel merito delle vicende santanchella la Russa ma dietro si nasconde lo scontro in vista delle europee. Quindi la, la Lega che dice sostanzialmente sia la riforma della giustizia ma non vogliamo scontri eh, pubblici e poi sempre all'interno del quotidiano eh, il, la Repubblica di oggi si occupa anche del salario minimo, Schlein attacca emergenza so sociale e Meloni tace. la segretaria del PD contro la Presidente del Consiglio sulla paga legale, così mortifica 3 milioni di lavoratori, sintonia con Conte, il Movimento 5 Stelle, il governo dice no, lo dicano a chi prende 3 euro l'ora e non ha più il reddito di cittadinanza, con Fartigianato è contraria, mette sullo stesso piano i contratti pirata e quelli di qualità ovviamente sul tema del Diciamo del, del salario minimo. C'è anche un'intervista al segretario generale della CGL Maurizio Landini. 9 euro l'ora sono il primo passo, basta con i contratti precari. Il governo non pensi di risolvere tutto tagliando il cuneo, le paghe devono salire e vanno estesi anche i diritti dall'esecutivo. Un attacco violento e inaccettabile alla magistratura di Berlusconiana Memoria. Andiamo anche sulla prima pagina nelle pagine interne del quotidiano La Repubblica con la solitudine di fascina: lei di 100 milioni diserta l'inconorazione di Tagliani. Eh, in Parlamento vedete. Marta Fascina è stata eletta a Montecitorio la prima volta alle elezioni del 2018 nelle liste di Forza Italia. La deputata sarà assente al Consiglio Nazionale di Forza Italia, ma cerca nuovi alleati per ritornare sulla scena. E poi Bonaccini, governatore dell'Emilia-Romagna, dice dico sì a figliuolo, ma con pochi soldi il mandato è monco. L'intervista al presidente della Regione Emilia-Romagna su ovviamente il commissario per le zone alluvionate, la stima dei danni per l'alluvione è di 9 miliardi e i fondi stanziati sono limitati, i comuni sono fuori di mezzo miliardo. Eh, Spese senza copertura, e questa è una difficoltà che hanno in questo momento quei sindaci. Dobbiamo costruire un partito più grande e plurale. A Cesena nascerà l'area Energia Popolare e lì Romano Prodi parlerà a tutti noi. Questo per quanto riguarda, ovviamente, anche le prossime mosse della eh, politica nel Partito Democratico. Siamo invece all'interno di Repubblica con un mese dalla scomparsa della piccola Cata lo scorso 10 giugno a Firenze nell'ex hotel Astro in via Maragliano, adesso sgomberato. Cata ha il sorriso perduto, il mistero. Il mistero della bimba inghiottita dal buio nell'hotel senza legge. Firenze un mese fa il rapimento spiega il quotidiano della Repubblica. Le indagini senza risultati, il racket delle stanze, la vendetta sotto i riflettori, alcuni familiari di Cata che avrebbero avuto un ruolo di primo piano nella faida, la piccola l'ipotesi potrebbe essere stata rapita per ritorsione, lo scambio di persona. Oppure tra le piste aperte anche quella del Lupo Solitario, un bambino parla di un uomo con dei palloncini che si sarebbe girato nel palazzo, ma per ora non ci sono riscontri, questo spiega il quotidiano La Repubblica. Sono passati 30 giorni da quando la piccola peruviana 5, eh, 5 anni è scomparsa del nulla, il racket delle stanze, lo scambio di persona o un pedofilo, ecco le piste ancora aperte. Andiamo avanti con i titoli del quotidiano La Repubblica. Ovviamente nella, nella parte regionale vedete anche qua eh, un mese senza Cata, la bimba inghiottita dai silenzi dell'Astor in attesa della svolta, ricerche e indagini serrate, ma della piccina nessuna traccia, neanche nelle telecamere, l'albergo resta la chiave del mistero. Vedete 30 giorni al buio, tutta la grafica della nazione, i giorni dal 10 giugno, il giorno della scomparsa di Cata, fino ovviamente a, al 2 luglio. Ovviamente si parla anche delle, eh, delle max ispezioni nell'hotel, eh, dello sgombero che c'è stato ma di fatto nessuna, eh, nessuna traccia della piccola. E Poi vedete stasera la manifestazione, Fiorentini venite anche voi, un presidio per far cadere il muro di indifferenza e omertà che avvolge la scomparsa di Cata, l'iniziativa organizzata stasera da, Penetro, da Penelope, l'associazione che assiste le famiglie delle persone scomparse, il ritrovo è fissato alle 21 in piazza della piccola, l'associazione invita Fiorentini a partecipare all'iniziativa, anche la mamma di Cata ha chiesto a più riprese il sostegno della città. Eh, mi rivolgo a chiunque abbia preso la mia figlia anche per errore liberate e Cata, fateci sapere se è ancora viva, ha detto ovviamente la madre. E poi c'è un'altra scomparsa, quella eh, di una eh, signora eh, ospite di una RSA, Angela si è allontanata, scattate le ricerche per ritrovare l'ottantenne. Era ospite eh, a Villa Desiderio a Settignano, la denuncia dei familiari, via al piano straordinario della prefettura, verifiche della ASL. Eh, Angela Maria Leto, sabato pomeriggio ha lasciato la RSA. A Villa la Desiderio, gestita dal gruppo Sereni Orizzonti, una società per azioni che ha strutture in mezza Italia, anche in Germania e Spagna. L'anziana signora era ospite da tempo della residenza sanitaria assistenziale di Settignano, che ha un grandissimo giardino. È scomparsa, non si hanno più sue notizie. Andiamo avanti invece con le questioni che riguardano Firenze, in particolare il maggio musicale fiorentino. I giorni dell'attesa il ministero darà 2 milioni con l'ok ok di avvocatura e corte. Senza il Via Libera, il dicastero di San Giuliano non darà finanziamenti straordinari. richiesto un impegno condiviso agli altri soci. Oltre al Comune, Regione e Fondazione Cassa degli risparmio di Firenze, ricordiamo che proprio il commissario straordinario del maggio musicale Onofrio Cutaia ha spiegato che occorrono 8 milioni di euro. Poi la notte sciocca alle cascine, accoltellato a un braccio durante la rapina all'amico, l'aggressione alle 4 del mattino, un 23enne. Finisce in ospedale, la ferita fortunatamente lieve, la lega all'attacco preoccupati anche i sindacati del teatro. Quando la tax force, si domanda il quotidiano la nazione, e poi un tour nell'inciviltà del quotidiano la nazione di Firenze. L'incubo dei rifiuti, la città che non va, il, eh, ingombranti e spazzatura, abbandonati ai cassonetti, anche materassi, smalti e bombole del gas, oltre al decoro c'è il fattore rischio, sacchetti fuori dai bidoni, molte nelle postazioni contigue a porta a porta. Eh, C'erano tanti giochi eh, e accessori. Ribimbo invece di buttarli si possono regalare alla giocoteca CISOM di Legnaia. Questo è un, ovviamente un segnale importante. Vedete anche proprio oltre ai rifiuti fuori dai cassonetti ci sono eh, i eh, bivacchi che attirano scariche. Vedete ovviamente anche proprio tutto quello che si trova sulle panchine, nei giardini e nelle piazze pubbliche. Andiamo avanti con i titoli del giorno. Lo facciamo con il quotidiano La Repubblica di eh, Firenze. L'apertura riguarda proprio un mese senza cata. Il racket e il giallo del furgone. La bambina scomparsa. Nel una traccia della piccola di origine peruviana che abitava nell'ex hotel Astor occupato, ma dall'analisi dei filmati gli investigatori si concentrano sui sette minuti, forse decisivi. Questa sera la manifestazione La mamma, ci sentiamo soli. E poi a centro pagina il boom di iscrizione ai centri estivi Funaro, un aiuto alle famiglie. Lo vediamo all'interno, boom di iscrizione ai centri estivi, il Comune investe 250.000 euro in più, li frequentano migliaia tra bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni, i turni un solo anno sono passati da 3.000 227 a 3802, l'assessora Sara Funaro, questi servizi offrono esperienze di socialità ma sono anche una forma di welfare per le famiglie. Alcune attività ludiche si svolgono all'interno delle scuole, altre fuori gite, eh, fuori gite, iniziative culturali e sportive e poi quando si parla di sostegno alla natalità non si può non prendere in considerazione queste misure. Andiamo avanti sempre con i titoli al, eh, del quotidiano eh, La Repubblica di Firenze, un tonfo, sette minuti e un furgone che parte, la pista su scomparsa un mese fa gli investigatori al lavoro ma della bambina di 5 anni che viveva nell'ex hotel occupato e ora vuoto non c'è nessuna traccia poi alle cascine rapinato un ragazzo di 23 anni ha coltellato l'amico un ragazzo di 23 anni è stato rapinato la notte scorsa in strada a Firenze gli hanno rubato la collana e il cellulare mentre l'amico è stato ferito con una coltellata a un braccio mentre tentava di bloccare la fuga a uno dei due aggressori è successo intorno alle 4 a Firenze in via del Fosso Macinante ai margini delle cascine poi eh, siamo ovviamente al caso ovviamente del quotidiano eh, scusate come ci riporta il quotidiano Repubblica di Firenze dell'esponente della Lega eh, consigliere eh, di quartiere di Giulio e il video anti Rom il consigliere della Lega adesso rischia il processo la donna tramite eh, la sua legale ha presentato guerrera inizialmente il PM aveva chiesto l'archiviazione ma il GIP gli ha ordinato l'imputazione coatta vota la Lega e i Rom spariranno adesso Alessio Di Giulio è il capogruppo della Lega al quartiere 3 di Firenze e lo era quand eh, anche quando poco prima delle elezioni eh, girò e pubblicò un video anti Roma in cui invitava a votare per il suo partito, il piccolo spot elettorale iniziativa con vota la Lega e poi eh, continuava con una seconda inquadratura appena un istante dopo con l'inconsapevole donna Roma che appariva dalla ripresa a quel punto di Giulio aggiungeva per non vederla mai più. Ora il consigliere di quartiere rischia di andare a giudizio per diffamazione e per violazione della privacy. Quel video è rimbalzato da un social all'altro, definito su tutte le testate giornalistiche, suscitando accese polemiche con schiere di indignati per il comportamento tenuto da Di Giulio nei confronti del, del la giovane, tanto che lo stesso Carroccio in quell'occasione ha scaricato il consigliere che alla fine si vide costretto a eliminare il post dai social, questo spiega il quotidiano la Repubblica di Firenze. E poi siamo invece alla cronaca, accolto da Malore, muore al Giglio, c'è l'inchiesta. Spiega eh, Repubblica 24 ore prima si era fatto visitare al pronto soccorso dell'ospedale di Orbetello per un, maresse, per un forte malessere, ma era stato dimesso sabato intorno alle 23, mentre era a bordo della sua barca a largo dell'isola del Giglio, ha accusato un malore e ha fatto appena in tempo a. Chiamare il 118. I soccorritori hanno provato a rianimarlo, ma non c'è stato niente da fare. Questa è ovviamente la drammatica fine del manager Fabio Cairoli, 58 anni, CEO di IGT Global Lottery e nel corso degli anni al vertice anche di altre importanti aziende multinazionali. E poi siamo ovviamente anche. Sul quotidiano La Repubblica di Firenze con eh, i vertici di Mercafir, Firenze Parcheggi e Publiacqua sono in scadenza, il senatore reclama una poltrona, ma il sindaco sembra vedere altri programmi sulle società partecipate. sconto Nardella Renzi. Italia Viva dice una deve andare a noi. Questo spiega il quotidiano La Repubblica nell'articolo di Ernesto Ferrara. Alla Mercafir, l'ipotesi della riconferma di Giacomo Lucibello sembra allontanarsi perché sarebbe il terzo mandato e servirebbe una deroga da votare in consiglio comunale, ma L'idea di Nardella e Co. è quella di eh, reinvestire sul Lucibello, magari spostandolo altrove. Quanto alla società dei mercati generali, l'impostazione di Palazzo Vecchio ad ora non è quella di affidare la poltrona per equilibri politici, piuttosto di fare una scelta per un rilancio strategico di una spa attesa a sfide decisive di ristrutturazione nei prossimi anni. Eh, questo spiega il quotidiano La Repubblica di Firenze. E poi siamo anche al titolo per quanto riguarda invece l'economia e la storia delle imprese toscane: l'acqua sporca scalda la pulita e il mago degli. Scambiatori, taglia i consumi delle piscine. Eh, Tecnosystem, brevetta congegni che trasferiscono il calore dei liquidi in uscita a quelli di entrata, servono anche ad abbattere la legionella e eh, vedete il dato di Tecnosystem: meno 90% del consumo di energia, eh, 2.000 scambiatori all'anno, tanti ne realizza e ne installa la piccola e media impresa in tutti i settori. 4 milioni di euro il fatturato dell'azienda di Certaldo che punta ad un balzo immediato del 50% con gli ultimi brevetti. I dipendenti sono eh, 20, spiega il quotidiano la. Repubblica di Firenze. Andiamo avanti con i titoli del giorno e ovviamente le notizie di oggi all'interno eh, dei eh, quotidiani, lo facciamo anche con l'edizione, le pagine regionali del quotidiano Il eh, Tirreno, vedete la notizia che abbiamo letto su Repubblica, va in ospedale e poi muore il top manager Fabio Cairoli, 58 anni, stroncato da un infarto, infarto al giglio, indaga la procura, il giorno prima era stato dimesso dal pronto soccorso e poi la notizia che riguarda invece il pullman di turisti che prende fuoco in galleria. Decine di intossicati chiusa l'autostrada 12 a Genova un intervento della protezione civile per distribuire acqua, ambulanze mobilitate. Poi siamo ovviamente al caso della piccola Cata, un mese dopo chissà non parla. Dal 10 giugno indagini, interrogatorie e speranze, ma nessuna traccia della bimba di 5 anni. E poi lo sport, la riforma per le società dilettantistiche, le nuove regole, buste paga per tecnici e collaboratori, tutte le novità introdotte con la riforma. Viene istituito il registro nazionale delle attività sportive dei. Dilettantistiche ASD e SSD possono svolgere attività secondarie rispetto a quelle principali indicate nello statuto a patto che siano compatibili. Le società hanno l'obbligo di comunicare i rapporti di lavoro sportivo salvo quelli non imponibili a livello fiscale e previdenziale. Nasce la figura del volontario sportivo potrà ricevere un rimborso massimo di 150 euro al mese. I lavoratori sportivi possono avere rapporto subordinato con contratto di durata non superiore a 5 anni o autonomo anche sotto forma di Cococò. -co. Tutti i lavoratori sportivi del settore dilettantistico sono sottoposti all'obbligo di assicurazione. E Inail. Questa è la riforma. Cosa dicono ovviamente le società? Partiamo dal calcio. Il presidente del gruppo sportivo Bellaria eh, Cappuccini di, di Pontedera, eh, Cristian Martini, spiega che i costi di gestione salgono del 40%, le piccole realtà saranno penalizzate. Sull'atletica Sergio eh, Martinelli che è la seconda carica societaria dell'atletica Virtus Lucca. Il governo deve rivedere le norme, la follia dei contributi e poi occhio al rialzo delle quote annali sulla ginnastica Rossella Marconi della ginnastica grifoli. Di Grosseto è un rischio concreto eh, e poi siamo ovviamente anche ai temi che riguardano eh, invece il. Livorno e in particolare il Porto, Guerrieri, il costo finale salirà e 300 milioni non basteranno. Dopo il taglio ai lavori ferroviari, il numero uno delle autorità confida nel governo, serviranno più risorse per il rischio idraulico, l'importante è che arrivino tutte. Eh, il tema principale riguarda ovviamente eh, il, diciamo, il governo Meloni che ha tolto 300 milioni eh, su 312 di finanziamento a Livorno per la progettazione del collegamento ferroviario Porto-Interporto, soldi che secondo il vice-ministro Leghista Edoardo. Dorixi non sono stati affatto cancellati verranno stanziati a così risposto alle preoccupazioni del Partito Democratico e delle altre forze d'opposizione nel momento in cui dovranno partire i eh, cantieri e poi vedete il presidente dell'Interporto che spiega ora, so, ora i soldi sono promesse Nastasi avevamo faticato tantissimo per riuscire ad averli all'interno del quotidiano del terreno di Livorno il colpo di scena eh, Romiti, lo sfidante di Salvetti nel eh, 2019 eh, sfidante di Luca Salvetti fino al ballottaggio Andrea Romiti ha deciso di lasciare Fratelli d'Italia, nuova fattura nel centro-destra, il matrimonio col partito di Lenzi non andava, fatale la conferenza saltata sul caso Salvetti Fremura, sarò più libero di fare opposizione al sindaco, l'ex candidato per ora entra nel gruppo misto con i consiglieri Vaccaro, Perini diventa capogruppo di Fratelli d'Italia nel 2023 non ho preso la tessera, aspettavo un congresso che non c'è stato, costretto a uscire per manifestare il dissenso e stare in un partito che si dichiara solo alleato del PPE non lo posso provare, serve una posizione chiara in Europa, così ovviamente l'ex candidato di Fratelli d'Italia Romiti a Livorno. Intanto il centrodestra si riunisce in vista delle alleanze nel 2024 e ci vediamo il servizio di Toscana Tg eh, che è il numero uno regia. Grazie. Firenze 2024, anche il capoluogo toscano sarà chiamato a rinnovare il suo sindaco il prossimo anno e si annuncia comunque vada un'elezione storica perché di sicuro, a meno di sorprese sul terzo mandato che richiede una nuova legge nazionale, si chiuderanno i dieci anni di governo Nardella, di più se si considera che prima era vice sindaco. Il PD ha già raccolto candidature in solitaria e non ha ancora ufficialmente iniziato la discussione su come verrà scelto il candidato o la candidata. La novità di questo fine settimana arriva dal centro-destra che ha tenuto la prima riunione dei vertici in vista dell'importante appuntamento. Nessun focus particolare su Firenze ma un primo incontro per gettare le basi per affrontare e arrivare preparati alle urne nei 180 comuni che andranno al voto, compresi oltre a Firenze Prato e Livorno, gli unici capoluoghi di provincia ancora governati dal centro-sinistra. Presenti i coordinatori regionali di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi moderati. Parte con oggi una sfida importante, dichiarano in una nota che vede coinvolto tutto il centrodestra regionale per costruire coalizioni coese e al tempo stesso forti e credibili con progetti politici chiari e condivisi per essere pronti a governare nei territori che saranno chiamati al voto. Le future scelte sulle candidature a sindaco proseguono, non verranno prese in base all'appartenenza politica, ma in base alla competenza e alla preparazione. Obiettivo dichiarato fin da subito è battere la sindaco. Sinistra come rotta da seguire in vista delle regionali 2025. Eccoci qua con i titoli di oggi. Andiamo sulla prima pagina del quotidiano. Il Tirreno di Firenze, vedete carico e scarico in ZTL, il Far West dei Corrieri, il centro invaso dei furgoni per le consegne anche dopo le 9, il comandante dei vigili, il fenomeno esiste, ora più controlli, il fenomeno esiste da sempre, come ben sanno i fiorentini residenti in centro e non. E poi ieri l'incendio in un negozio in via del Moro eh, e vedete proprio il video che tra l'altro è stato molto, molto pubblicato sui social. Eh, per quanto riguarda invece la questione della ZTL, l'accesso è consentito solo a chi trasporta porta farmaci e mezzi ecologici, ma sono moltissimi i furbetti per la consegna delle merci. Ci fermiamo per dare lo spazio alla regia, torniamo tra poco con tutte le notizie di oggi che arrivano dalla Toscana, restate con noi. Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze, rallentamenti tra Prato Ovest e il Bivio per la 1. E l'area di servizio di Serravalle Sud, ancora in direzione Firenze, è sprovvista di GPL a causa di un guasto all'impianto. Sulla Fipili in direzione Firenze per lavori un chilometro di coda tra Empoli ed Empoli Est. Possibili disagi per lavori anche sul racconto accordo Siena-Firenze nel tratto compreso tra Monteriggioni e Siena Nord. La viabilità cittadina a Firenze in via Zannetti per un cantiere edile, chiuso il tratto via dei Conti via dei Cerretani. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Vi auguriamo un buon viaggio. A scoprire come poter risparmiare sui costi fissi ai quali non potete rinunciare? Davide Zaccaria di Crida Vitalia, Energie del Futuro, leader da oltre 25 anni nel risparmio energetico. Fateci venire direttamente nella vostra casa, nella vostra azienda, per dimostrarvi quanto risparmierete sui costi fissi. Crida Vitalia, Energie del Futuro. Nelle strutture sanitarie odontoiatriche Iris, eseguiamo cure per salvare i denti, o se troppo tardi, sostituirli con l'implantologia osteointegrata. Grazie alla pluriennale esperienza del dottor Cesare Paoleschi, in chirurgia dentale effettuiamo riabilitazioni di gravi atrofie con le più sofisticate tecniche chirurgiche come gli impianti zigomatici. I centri Iris sono in Toscana e Liguria. Come vorresti che fosse il futuro? Lo abbiamo chiesto a chi questo futuro dovrà viverlo e costruirlo giorno per giorno. Noi di Estra ascoltiamo questi desideri e li trasformiamo in progetti. Riconosciamo le speranze nelle idee e lavoriamo per dar loro una forma. Su queste ispirazioni abbiamo fondato il nostro lavoro, chiedendoci ogni giorno quale pianeta vogliamo lasciare alle nuove generazioni. E la nostra risposta è quello che vorrebbero. Si può fare una poesia che parli di risparmio ed energia. Facciamo in modo che accada. Scopri come sul sito bilanciodisostenibilità.estra.it. Estra Extra per un presente sostenibile. Eccoci qua, gentili telespettatori di Toscana TV e Firenze TV, di nuovo bentrovati a Refresh, lunedì 10 luglio 2023, buona giornata da Andrea Vignolini. Stiamo leggendo ovviamente i titoli della rassegna stampa locale. Saluto intanto il parlamentare di Fratelli d'Italia e il segretario del Partito Regionale eh, Fabrizio Rossi che è con noi. Buongiorno e ben trovato Rossi, grazie. Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Allora, partirei innanzitutto dal diciamo, quadro nazionale. Oggi è eh, molto interessante l'articolo di Paolo Mieli, l'editoriale di Paolo Mieli sulla prima pagina del Corriere della Sera, che spiega di fatto che partono delle iniziative giudiziarie, in questo caso ovviamente ci sono le iniziative giudiziarie nei confronti della ministra Santanché e il sottosegretario del Mastro, poi c'è la vicenda ovviamente totalmente a parte del figlio del Presidente del Senato la russa. Però il punto principale dice, dice Mieli è: ci risiamo, iniziano delle iniziative delle. Iniziative della magistratura, 2, 3, 4, 5, 6, iniziative giudiziarie eh, spesso slegate l'una dall'altra contro un esponente della maggioranza. A quel punto la politica perde il lume della ragione e denuncia il complotto. Quella denuncia ha un effetto immediato: spuntano da ogni dove nuovi magistrati che, resi baldaziosi si applicano eh, alla messa sotto torchio di altri esponenti della maggioranza. Il governo, preso dal panico, non esita in tale frangente a mostrare tutta la propria fragilità, Dopo, dopo il panico, su, eh, a quel punto arriva il panico sui mercati. Dopodiché che arriva il governo tecnico questo diciamo è lo scenario della russa segnalo però anche un'intervista a Luciano Violante oggi sul Corriere della Sera che spiega i governi subiscono una sindrome di accerchiamento era già successo a Renzi, a Conte, a Berlusconi Prodi criticò non senza ragione alcuni interventi della giustizia amministrativa fa parte della dinamica politica spiega Violante ma la magistratura deve mantenere la propria autorevolezza non deve cedere al complesso del ring rischia di logorare la propria credibilità magari cedendo alle sirene di parti interessanti che domani sarebbero pronte a, vo a voltarle le spalle. Tutto questo mentre c'è da varare la riforma della giustizia. Si complicano le cose per il governo, secondo lei, oppure no? Direi proprio di no. Direi che il governo ha una sua agenda, una sua agenda fittissima di cose da fare, ma soprattutto a, da portare sulle spalle questi 60 milioni di italiani. Quindi non ha diciamo, tempo per stare a dibattere sui giornali, a fare processi mediatici, a. Come nel caso della russa a dibattere o meno cosa è successo, cosa è stato, credo che il governo debba, debba fare altro. Quindi, meno rissa mediatica, ma la concretezza che ci vuole in una fase così delicata, che, però, devo dire la verità, pur essendo delicata, il governo ha saputo affrontarla nel miglior modo possibile. Ci sono molti indicatori che fanno davvero ben sperare per il futuro. Quindi sì, uscirei se... proprio da questa dinamica. Certo. Setta, eh, andiamo invece alle questioni che riguardano in questo caso la, la Toscana, perché oggi sul Tirreno, l'edizione di Livorno, eh, si parla di un colpo di scena con il candidato nel 2019 che portò al ballottaggio. L'attuale sindaco di Livorno Luca Salvetti Romiti, che decide di lasciare Fratelli d'Italia. Nuova fattura nel centrodestra, Il matrimonio col partito di Lenzi non andava. Fatale la conferenza saltata sul caso Salvetti-Fremura. Sarò più libero di fare opposizione al sindaco. E dice: Nel 2023 non ho preso la tessera, aspettavo un congresso che non c'è, eh, sono stato costretto a uscire per manifestare il dissenso. Che ne pensa delle parole di Romiti? Ma. Ehm... Credo si riferisca soprattutto a una questione prettamente locale, probabilmente di rapporti anche personali con il, con il presidente provinciale. Dispiace, dispiace perché quando avvia qualcuno magari nessuno ha vinto. È anche vero che eh, credo si possa fare opposizione stando anche nel partito, l'abbiamo fatto vedere in tante occasioni, non solo a Livorno, ma direi in tutta Italia. Siamo stati tantissimo all'opposizione, abbiamo saputo farla, ma abbiamo anche ottenuto poi dei grandi risultati ribaltando la situazione e governando bene i comuni. Io credo che sia una questione prettamente locale e quindi ecco magari i rapporti tesi che ci sono stati da un po' di tempo a questa parte siano poi sfociati in un, in un gesto del quale siamo dispiaciuti, però sul quale eh, non ho nient'altro da aggiungere se non il fatto che si può fare opposizione tranquillamente ai fratelli d'Italia e se ci saranno i congressi ovviamente saranno celebrati come tutti i partiti politici fanno quindi tra l'altro se ne sta parlando quindi tra, può darsi tra qualche mese si faranno anche congressi provinciali comunali quindi direi che mh, non vedo mh, quale sia il nesso ecco si può fare tranquillamente opposizione siamo liberi di farlo Romiti ha sempre fatto nella libertà nella piena libertà opposizione o nel modo e nei termini che ovviamente venivano anche indicati sicuramente dal partito, ma l'ha fatto in maniera adeguata, l'ha fatto in mezzo alla gente. Pertanto ecco, rimango un po' stupito da queste sue considerazioni e rimango stupito anche dal fatto che ha lasciato il partito. Eh, L'altro tema ce lo propone diciamo così come, come spunto centro-sinistra, però è decisamente interessante. Eh, più Europa che parla delle comunali di Firenze e spiega col PD ma senza i 5 Stelle, parla del segretario nazionale Magi, interessati a un accordo, le primarie non mi pare che siano uno strumento efficace. Abbiamo, abbiamo buoni contatti con l'area di Ellish Line eh, e che è, è anche con quella vicina, Stefano Bonaccini. Ora, diciamo, il centro-sinistra è il problema del campo largo, stretto, non si sa bene. Eh, del centro destra le ultime amministrative qualcosa vi hanno insegnato onorevole? no? Ma le ultime amministrative hanno insegnato che il centro destra unito è fortissimo, è un centro destra che sa amministrare, che vince, che rivince, rivince le elezioni perché ha saputo bene interpretare il suo ruolo, il suo ruolo di destra di governo. L'abbiamo visto a Pisa, l'abbiamo visto comunque anche a Siena, a Massa abbiamo avuto qualche frizione diciamo uh, all'inizio, ma poi siamo andati insieme al, al ballottaggio, abbiamo vinto insieme, quindi il centrodestra in Toscana specialmente è unito più che mai, è forte perché sa essere forte sui territori. Il partito Fratelli d'Italia è un partito fortemente territoriale che trae grandissima linfa vitale proprio dai territori, dalle persone che amministrano, dalle persone che militano, dalle persone che si spendono, quindi in maniera anche totalmente gratuita a fare politica, quindi... Un, una bella eh, situazione eh, di militanza, di partecipazione, di passione. Questo è il partito, appunto, Frateritale, il partito centrale, non centrista, ma centrale, per appunto costruire l'alternativa alla sinistra in Toscana. Senta, no, siccome Magi dice le primarie non mi pare che siano uno strumento efficace, le segnalo che qua a Refresh eh, il suo collega Onorevole Barabotti della Lega ha detto che lui sarebbe favorevole invece a fare le primarie per, eh, ovviamente con determinate regole eh, per eh, diciamo, la scelta del candidato alle regionale del 2015. Ma voi le considerate come strumento oppure no? Ma il centrodestra non l'ha mai utilizzata, il motivo ci sarà. Direi che eh, fare le primarie quando c'è eh, un partito egemone come appunto il Partito Democratico e poi qualche cespuglietto, qualche filo d'erba accanto, probabilmente è più facile. Quando invece ci sono partiti strutturati, importanti come Fratelli d'Italia, la Lega, Forza Italia, anche magari in piccola parte noi moderati, è chiaro che fare le primarie probabilmente ha meno senso se c'è un profondo dialogo e rispetto quindi tra gli alleati. Tanto, non lo vedo uno strumento secondo me, applicabile, ma anche che abbia dato dei buoni risultati, neppure al PD. Insomma, parliamoci chiaro: l'hanno anche loro un po' accantonato. Senta, vengo invece ai temi, anche da amministratore locale, perché lei è anche assessore all'urbanistica del comune di Grosseto. La prima cosa curiosa che ho visto è stata diciamo quella del progetto del nuovo stadio a Grosseto: non è che fate prima di Firenze? Questa è la domanda. <ride> sarebbe bello, però, sarebbe bellissimo poter fare prima di Firenze. È un bellissimo progetto, in effetti è un progetto da 40 milioni, un progetto in un'area comunale, ma che obiettivamente insieme all'apporto fondamentale eh, dell'attuale all proprietario del Grosseto Calcio potrebbe diventare una realtà. Certo ci vorrà del tempo, non c'è bisogno del PNRR, tanto per essere chiari, ma c'è bisogno sì, sicuramente di tanta volontà, l'amministrazione ce la metterà tutta e faremo tutti i nostri passi è chiaro che in una città come la nostra servirebbe tantissimo perché non solo prevede uno stadio, uno stadio nuovo quindi senza la pista di atletica ma prevede attorno allo stadio anche palazzetto dello sport campi da padel ma anche situazioni diciamo, commerciali seppur di media distribuzione ma eh, andrebbe anche a riqualificare un'area in questo momento un po' degradata però questo è un po' il progetto un progetto che lancerebbe sicuramente anche Grosseto Nell'Olimpo delle, delle squadre toscane. Senta, però dovete fare i passi tra cui il piano strutturale e le varianti urbanistiche per farlo, penso. Sì, noi stiamo avviando, per l'appunto, questa mattina inizieremo l'ITER in commissione per fare. Il piano strutturale, uno dei due strumenti fondamentali previsti dalla legge 65, la legge regionale del 2014, e inizieremo proprio questa mattina con le commissioni e poi il 28 di luglio andremo in consiglio per adottare lo strumento. Poi ci sarà tutta una fase di osservazioni, contro deduzioni e poi l'approvazione definitiva. Così come faremo anche lo stesso per il piano operativo. È chiaro che. Cercheremo di interpretare quindi, anche in questo caso, al meglio, questa che è una volontà, una volontà che ormai è mai stata dichiarata anche proprio da, da chi l'ha proposta, e saremo un partner fondamentale per realizzarla. Senta due cose e poi la saluto. La prima, volevo sapere da lei, proprio in virtù, diciamo, del fatto che fa l'amministratore, quindi conosce il territorio, il tema del, ta del taglio dei fondi da parte del governo ai contributi per gli affitti. Noi abbiamo sentito il sindaco di Pistoia Tomasi e ovviamente anche l'onorevole... Eh, c'è Cardi, aeroparlamentare della Lega, che ha spiegato ovviamente che su questa questione sta intervenendo con tutti i suoi, aerop... tutti i suoi parlamentari proprio su questo tema. Le cito 20, due esperienze di due esponenti politici di centrodestra perché la posizione di quella di centrosinistra la conosciamo, è conclamata, però diciamo la posizione di tutti i sindaci è molto critica su questo perché di fatto in una... un momento di grande crisi togliere il contributo per l'affitto genera non poche difficoltà a tanti cittadini che non ce la fanno e su, quel... su quelle centinaia di euro... O su quell'aiuto economico, diciamo così, eh, contavano per pagare proprio affitto alla fine di ogni mese. Ecco, qual è la situazione dal vostro punto di vista? Ma io credo che il governo interverrà sicuramente su questo aspetto, mi auguro lo faccia nel più breve tempo possibile, però bisogna anche essere un po' onesti, non è vero che è stato azzerato, non esistono più fondi, cioè, i comuni riescono eh, lo stesso, hanno dei loro fondi, lo Stato non ha abbandonato assolutamente le amministrazioni comunali. Va detto che certo, in una fase come questa avere anche un Fondo Nazionale quindi rimpinguato di alcuni denari sicuramente eh, sarebbe stato positivo. Ricordiamo anche che questi fondi sono stati molto alimentati durante il periodo della pandemia, che oggettivamente insomma, è finito, può dirsi concluso. Quindi io sono molto fiducioso perché il governo ascolta tantissimo i territori, ascolta tantissimo gli esponenti eh, locali. e Io so che appunto il, il Sindaco Tomasi su questo è stato molto attivo è arrivato anche a Roma quindi per affrontare questo tema e immagino che sarà sicuramente risolto senta, l'altro tema oggi lo leggiamo sul Tirreno di Grosseto, tutti al mare ma con il bus, progetto di autolinee Toscane crescono i collegamenti con le località più gettonate, eh, in questo caso ovviamente si parla no, di Castiglione da Pescaia eh, da Castiglione da Pescaia a Marina di Alberese, poi da Talamone a Capalbio Scalo, queste sono ovviamente le, le linee che riguardano proprio eh, la provincia di Grosseto, nell'app verranno indicate informazioni sulle linee, sulle spiagge e sui punti di interesse, lei ha fatto anche il consigliere regionale, quindi conosce bene ovviamente anche questo tema, la sensazione al di là poi de, de, diciamo così, delle indagini che pubblica Autolinea Toscana però leggendo i giornali tutti i giorni e comunque parlando anche con i cittadini è che il servizio su gomma sia nettamente peggiorato in questa regione Lei che ne pensa? Non c'è dubbio Non c'è dubbio, lo testimoniano soprattutto le, le contestazioni eh, le corse mancate Insomma, i cittadini lo hanno detto in tante occasioni che questo servizio è nettamente peggiorato questo è frutto purtroppo di una scelta, di una scelta fatta dal governo regionale, la gara unica regionale, probabilmente qualcosa è andato storto, diciamo così, però va anche detto che eh, al mare quindi senza prendere l'auto è sicuramente più conveniente e, e andare in bus, andare con il pullman, le zone che sono fortemente frequentate da turisti, il riprendere questa bella vita di andare al mare, quindi con una linea bus che tolga anche magari un po' di traffico, ma è certo, è certo che la Colina Toscana deve vedere molte cose, questo perché appunto non solo le, le corse mancate, ma anche i servizi, eh, il taglio a qualche corsa e in una fase come questa, come appunto sappiamo durante l'estate, c'è un'affluenza turistica, specialmente ecco nella, nella zona, nelle zone maremane, quindi di altissima intensità, direi che l'autorità deve rafforzare la sua presenza e il suo presidio. Grazie a Fabrizio Rossi, parlamentare Fratelli d'Italia. che a voi. Tutto. Grazie mille, buona giornata, buon lavoro. Andiamo avanti buona con giornata. i titoli di buona. oggi. Lo facciamo anche con il quotidiano Il Tirreno di Firenze. Abbiamo già letto ovviamente eh, la politica. Scusate, siamo al Tirreno di Prato. L'apertura. Il comune a corto di ingegneri e spunta l'ipotesi di un maxi concorso. Spiega il Tirreno di Prato: due storici funzionari hanno scelto di passare alla regione e dunque eh, per gli ingegneri nel comune di Prato ci sarà un concorso. La carenza di questa figura nei municipi è legata anche alle numerose opportunità. Occupazionali. Eh, poi siamo anche sempre sul Tirreno di Prato: Coscione se ne va in Forza Italia. Mazzetti, frutto nel nostro lavoro, e il PD pensa al candidato sindaco. Eh, ovviamente, eh, Paolo Coscione, fino a pochi giorni fa, componente del direttivo dei Renziani a Prato, si lancia in Forza Italia, spiega il quotidiano Il Tirreno di Prato. Andiamo anche su notiziediprato.it, ovviamente sito molto seguito e apprezzato. L'apertura ha coltellato al torace e al collo al culmine di una lite. Eh, è grazie. È successo nella tarda mattinata eh, di eh, sabato in via Roma. Il ferito è un 22enne è stato portato d'urgenza al pronto soccorso. Sul posto è intervenuta la polizia. Scusate, nella tarda mattinata di ieri, non di sabato. Andiamo avanti anche con i titoli del giorno della nazione del Tirreno di Empoli. L'apertura, addio a Marco Cappelli, una comunità intera in lutto. Stroncato da un malore, faceva parte dell'AMPI Empolese. La sindaca Barnini di Teo l'immagine di, eh, di chi la vita la, voleva prenderla di petto e funerali a Ponte a Elsa. Andiamo avanti ancora con i titoli del quotidiano. Il terreno di Grosseto, la barca distrutta dalle fiamme, salvati due coniugi a bordo, decisivo l'intervento della Guardia Costiera a Castiglione della Pescaia. E poi eh, l'altra notizia riguarda l'agrivoltaico la, eh, la eh, e il fotovoltaico: e boom, altri quattro progetti nella provincia di Grosseto. La società pescarese San City Italia punta a impianti in diversi comuni a Braccagni, un'area di 8 ettari al servizio delle aziende energivore del Madonnino. E poi siamo ovviamente sul Tirreno di Lucca: il parapetto del ponte a Monte San Quirico dopo l'incidente il conducente del mezzo non si è fermato sul tirreno di Piombino, la pista d'atletica resta inagibile, lavori ancora in corso per il rifacimento della pista problemi per i campi estivi dopo i tanti ritardi dovuti alle condizioni meteo non adatte alla posa del tartan, negli ultimi giorni gli operai della ditta hanno dovuto attendere l'arrivo dei materiali, i lavori dovrebbero ora finire in circa due settimane e ovviamente per il campo d'atletica Luciano Simeone di Piombino sì, siamo a un candidato Infinito. Eh, poi sempre all'interno del quotidiano il Tirreno, ma a Pisa, la chiesa del Carmine punto di riferimento. Riaperto lo storico edificio di Corso Italia. Dopo i Ristauri l'Arcivescovo Benotto, Fede e Arte camminino insieme. E poi sempre su Pisa il tema degli affitti brevi che come vedete riguarda anche la città della torre e non solo Firenze. Affitti brevi di nuovo in aumento, quasi mille gli alloggi disponibili. Indagine condotta dalla città in comune sulle piattaforme online. Ancora avanti con il quotidiano il Tirreno di Viareggio, case di lusso, la Versilia ai vertici d'Italia, c'è un tesoro di quasi 3,5 miliardi di euro. Dopo Milano e Roma, è qui l'oro del mattone. Il record 22 milioni per una villa al Forte. A comprare sono i più ricchi del paese e del mondo e attori dello scenario internazionale, come Prigogine spiega il quotidiano La Nazione. Siamo, il terreno, siamo sulla Nazione invece di Arezzo. Fimer, il cancello si chiude ancora. I reparti produttivi si fermano una settimana, eh, poca da materia prima. Il grosso degli operai a casa giorno caldo, questo ovviamente è il destino dell'azienda di Terranova Bracciolini, Fimar, reparti fermi, operai a casa, mancano i pezzi per l'inverter, stop a lavoro per una settimana. Scatta il contatto di solidarietà per oltre la metà dei lavoratori, i fornitori non consegnano i componenti. Poi ancora all'interno del quotidiano eh, La Nazione con ovviamente eh, i titoli che riguardano eh, in questo caso Grosseto e Livorno, a peso d'oro, impennata di prezzi di frutta e verdura e arriva in aiuto delle famiglie il bonus spesa. Ecco a chi spetta a massa Carrara, vedete il titolo di apertura. Camminiamo insieme: l'ingresso in Duomo a massa nuovo, del nuovo parroco Don Samuele Agnesini. E poi, prezzi alle stelle: arrivano i bonus a Pisa e Pontedera. Eh, ragazzini rapinati in piazza Marina di Pisa, minacciati sabato notte per farsi consegnare pochi spiccioli. Caccia a due minorenni stranieri. Poi siamo a Pistoia e Montecatini: eh, Podista stroncato da un infarto. Antonio Sena di Lamporecchio è crollato dopo 5 chilometri dal via. Inutili tentativi di rianimazione. E poi il Trana Express 2023 ieri è stato un vero successo, la nazione ha accompagnato i viaggiatori del progetto Germina. Siamo ovviamente proprio all'interno, Ortetana Express, il primo viaggio è da tutto esaurito, un debutto super. La prima domenica del nuovo ciclo estivo 2023 ha entusiasmato, grande successo anche per il nostro inserto pensato con Germina. E poi ancora sempre la nazione di Prato, eh, quell'aiuto ci manca, l'SOS di un disabile vivo da solo, se cado resto a terra anche per ore. La società della salute, sistema obsoleto va trovato un'altra perché questo anziano vuole eh, che non sia sospeso il servizio di telesoccorso, scatta pertanto la protesta eh, e vedete eh, poi il terreno, il, la Nazione di Siena con l'apertura, eh, eh, palio per cuori forti, estratte tartuca, chiocciola e giraffa, la civetta sconta la squalifica, tre coppie di avversari a canape, confermato il mossiere Ambrosione eh, e poi all'interno del quotidiano eh, il, la Nazione di Siena con Tittia e Capitano in carrozza, i Selvaioli, siamo gli Ieri la festa del corteo colorato per la vittoria dei Pallo di Provenzano della Selva, un corteo colorato e gioioso dove il tema fortuna e 18 successi è stato il filo conduttore. Intanto a Siena come in tutta la Toscana, vedete caldo torrido superati i 37 gradi, anziani a rischio di disidratazione. Il professor Capecchi responsabile della medicina interna e dell'urgenza delle Scotte, mette in guardia se avvertono confusione mentale e si sentono più deboli del solito, meglio rivolgersi ad un medico e ancora sempre sulla nazione ovviamente eh, di eh, Viareggio e Versilia, VBV Sport e Mondanità. Lo skipper Benussi di Arca riceve il premio da Morati. La regata velica si è conclusa con un'elegante cena lungo la banchina. L'assessore Meciani la città finalmente sta esprimendo le sue potenzialità. Velocemente anche all'interno del quotidiano ehm, il Corriere dello Sport Stadio con gli obiettivi di mercato della Fiorentina, perché un obiettivo di mercato della Fiorentina è sicuramente Parisi o Caro Viola, il primo colpo Parisi o il Bomber, offerti 12 milioni per l'ala, ma l'Empoli non vuole 15, Dia può arrivare per 25 milioni, poi Fulburg Onzola, questi potrebbero essere ovviamente i futuri obiettivi della Fiorentina Ci fermiamo per dare lo spazio alla, alla regia, anche perché finisce qua questo appuntamento di refresh noi torniamo puntuali, come sempre domani a partire dalle 6.50 ad Andrea Vignolini a tutti voi, l'augurio di una felice giornata. ale